Anticipazioni uomini e donne over. Armando e Noel espulsi dalla trasmissione. Anticipazioni uomini e donne over. Gemma, accusata da Rocco e Tina di essere ossessionata dal successo. Angela abbandona lo studio in lacrime. Armando rivela pubblicamente la sua storia segreta con Noel. Anticipazioni uomini e donne over. Gemma spiega le ragioni per le quali ha deciso di lasciare Rocco. Matina la provoca sul suo presunto attaccamento più al successo che all'amore. Roberta decide di non corteggiare più Stefano per le sue frequentazioni con Pamela. Poche ore fa, presso gli studi Mediaset, si sono registrate le puntate di Uomini e Donne Over. Ecco nel dettaglio quali sono state le vicende che caratterizzeranno le prossime puntate del format senior. Ad aprire le danze anche di questa prima del 2019 è il solito siparietto tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. La dama torinese ha deciso di troncare la sua relazione con Paolo Marzotto ed è molto dispiaciuta per questa sua scelta, in quanto pensava di costruire qualcosa di molto importante con il cavaliere vicentino. Dopo la visione dell'RVM nel quale Gemma spiega i motivi per il quale ha lasciato Paolo, entra in studio e inizia a discutere con Tina. La Cipollari inizia a provocare la Galgani facendo delle insinuazioni sul suo comportamento, mirato più alla ricerca della popolarità che a quella di un fidanzato. Questo perché la dama torinese puntualmente respinge tutti i suoi corteggiatori, pur di rimanere sempre al centro della scena. Entra in studio Rocco e anche lui, dopo aver salutato Tina, inizia a discutere con Gemma, dicendole che si sentiva usato per rimanere protagonista della trasmissione. I riflettori si spostano su Roberta, che sta conoscendo contemporaneamente Riccardo, Stefano e Andrea. Subito la storia si accende con l'intervento di Pamela, che non appena scopre che anche Stefano sta corteggiando Roberta, inizia una lunga polemica. La Barretta, infatti, spiega che tra lei e Stefano vi sono già stati degli incontri molto importanti e vederlo ora corteggiare la bella e procace neodama la fa molto soffrire. Roberta, all'insaputa di tutto questo, decide di non voler conoscere più Stefano, il quale a questo punto decide di tornare su Pamela, che però non ha più la stessa fiducia in lui. Angela lascia lo studio in lacrime per alcune verità emerse in un video portato da Tina. Armando rimedia al fatto di essere stato allontanato dalla trasmissione raccontando la verità tra lui e Noel. Angela rientra in studio. Altra dama al centro della scena. Questa è la volta di Angela, alla quale viene mostrato un RVM fatto da Tina, nel quale lei racconta di essere interessata solo al lato economico di tutta la sua avventura a Uomini e Donne. Questo video smentisce quanto la Di Iorio aveva dichiarato nella puntata precedente, nella quale aveva respinto le accuse che le erano state rivolte da Tina e Gianni. Dopo il filmato ne esce un'accesa discussione, durante la quale Angela viene costantemente presa in giro, fino a che lei non si alza ed esce dallo studio piangendo, dicendo che non tornerà più. A questo punto si entra in una fase topica della trasmissione, in quanto è la volta di Armando, che era stato allontanato dalla redazione insieme a Noel. Il motivo dell'allontanamento è il suo rifiuto di spiegare le cause della discussione che avevano visto protagonisti i due
nella puntata precedente. Questo non era piaciuto né a Maria e né alla redazione, che avevano optato per l'allontanamento. A seguito dell'espulsione, però, lo stesso Armando telefona in redazione, comunicando di essere deciso a raccontare tutto, e così manda un video. Incarnato racconta di come lui e Noël si stiano vedendo di nascosto, quindi che lui va a casa di lei a Pescara e lei a casa di lui a Napoli. Molto curiosi sono alcuni dettagli che emergono, e cioè che quando lui andava da lei lo faceva uscire dal giardino, mentre quando lei andava da lui usciva normalmente dal cancello principale. La clandestinità della loro frequentazione è voluta da Noël, poiché sta contemporaneamente frequentando un altro uomo che non voleva fosse messo al corrente. Finito il video, Armando entra in studio e continua a dare le sue spiegazioni, chiedendo anche scusa per aver violato le regole di trasparenza del programma. Non è chiaro il comportamento della formica, che potrebbe aver nascosto questa sua relazione per poter rimanere ancora nella trasmissione. È la volta di Paolo, l'ex di Gemma Galgani, che ha iniziato a frequentare un'altra donna. Marzotto inizia il racconto di questa nuova storia in maniera molto superficiale, su come ha trascorso la settimana insieme a lei. Ma poi, incalzato da Maria, ha dovuto ammettere di aver vissuto dei momenti molto più importanti e intensi, di cui ancora non si sa però ancora nulla. Un piccolo spazio, quasi a fine puntata, viene dato a David e Cristina. Lui racconta di essere molto deluso da lei per alcuni suoi comportamenti, tanto che arriva a insultarla perfino al telefono, tanto che è arrabbiato. Alla fine Cristina decide di lasciarlo. Infine rientra in studio Angela e subito dopo viene fatto entrare da Maria, un uomo che nella puntata precedente aveva manifestato la volontà di conoscerla. Ma la di Iorio lo rifiuta dicendo che lui è sposato ed è anche più grande di lei di 10 anni. Tutto questo sempre sotto le continue provocazioni di Gianni e Tina, che non le hanno dato proprio tregua. Per il momento le nostre anticipazioni uomini e donne volgono a conclusione. Restate sintonizzati se volete scoprire in anteprima le prossime registrazioni del People Show targato Maria De Filippi. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.